Papa, quando siamo entrati sulla porta dell'illuminata cattedrale, strapiena di genitori e bimbi e famiglie, disse: che splendore! Va bene, poi però ha parlato, ha sentito la testimonianza dei due coniugi, e poi ha parlato e ha detto una cosa fondamentale: non permettete che entri nella vostra casa quella cultura permissiva. Allora non c'era ancora l'espressione che poi è andato fuori Papa Benedetto, valori non negoziabili, ma c'era l'espressione di difendere il matrimonio fondato in modo indissolubile sul vincolo d'amore tra un uomo e una donna, l'intangibilità della vita umana dal primo istante del concepimento fino alla sua morte naturale e l'assoluta libertà dei genitori di fare una scelta libera nell'educazione dei propri figli. Questi sono quelli che poi Papa Benedetto ha definito valori non negoziabili, cioè sui quali non si può far sconto. Ecco, siamo. E lui dice: non permettete che entri nella vostra casa una mentalità di questo genere. Matrimonio indissolubile per tutta la vita, sacralità della vita, libertà dell'educazione e avanti così. Allora, dopo questo ricordo, voglio anche ricordare che il Papa ha incontrato i religiosi e le religiose, è stato anche ricordato qui nella collegiata di San Secondo, e lì ha raccomandato una cosa importante che credo che al vostro vescovo farà piacere, perché ha raccomandato ai religiosi e le religiose e ai sacerdoti, perché c'erano anche i sacerdoti insieme, di camminare in sintonia con i piani pastorali della diocesi. Noi stavamo facendo le missioni in quel tempo, abbiamo avviato anche l'unità pastorale. Papa ha proprio fatto cenno a tutte e due le cose per dire che bisogna camminare in sintonia con il cammino e le proposte della diocesi. Però non sono stati dimenticati i sofferenti, perché la mattina della domenica, attenzione che non vado avanti cronologicamente, vado avanti un po' a salto, la mattina della domenica il Santo Padre, molto presto siamo andati alla casa di riposo città di Asti. Lì il Papa ha invitato questi anziani, ma anche ospiti, 500 allora erano, non so se oggi sia ancora così, di invitare semplicemente a fare questa, direi, buttare questo ponte di comunione tra la loro situazione di sofferenza e quello che io farò fra due ore in piazza del Palio celebrando l'Eucaristia. Il sacrificio di Cristo che io renderò presente sacramentalmente sull'altare assume, riassume tutta la vostra sofferenza e dà valore. E se vi interessa, un atto di umiltà grande che il Papa ha fatto salutando poi gli anziani e che è anche immortalato in una foto è questa, che è un anziano, un vecchietto, è caduto per terra il cappello, il Papa si è piegato, lo ha raccolto e gliel'ha riconsegnato. Poi, come non ricordare l'incontro con i giovani al campo sportivo, no, forse di atletica, al campo di atletica. E lì il Papa aveva un discorso preparato, ricordo, perché i giovani erano divisi con quattro colori di cappelli in testa. Allora il Papa, lasciando stare il testo, ha cominciato a dire: saluto i blu, i rossi, i bianchi, i gialli, non so che colori avevano, e ha cominciato a parlare della pagina del giovane ricco che si rivolge al Signore e chiede cosa deve fare per avere la vita eterna. E il Papa, sinteticamente, voglio stasera ricordare, rispose che Gesù ha detto: seguimi. Ragazzi, disse il Papa in quella persona, quel giovane non ha seguito Gesù, aveva molti beni. Voi non fate così, perché quel giovane, non seguendo Gesù, se ne andò a casa triste, mentre Gesù può darvi la gioia e la vocazione che è, può essere sacerdozio, ma anche il matrimonio, la famiglia, la vita religiosa, è sempre finalizzata alla gioia. Naturalmente c'è stato, come vi ho detto, anche l'incontro con i pubblici.
pubblici amministratori. È stato il primo incontro ufficiale e lì ai pubblici amministratori ha raccomandato onestà, cordialità, accoglienza e poi ha detto a un certo punto: siate fieri della vostra storia, voi astigiani.